Italia-Germania 22-10, l'Italia si qualifica al primo posto, in semifinale incontreremo il Regno dei Paesi Bassi, è la storica sfida che si ripete un'altra volta e questa volta avete anche un conto in sospeso. Eravamo molto concentrati su questa partita, abbiamo chiesto ai ragazzi di essere concentrati dall'inizio della partita e sempre motivandoli a essere più pronti nei primi inning, facendo tesoro delle prime due partite dove eravamo un po' passivi. Abbiamo chiesto ai ragazzi e l'hanno fatto anche molto bene, tutto lo staff ha chiesto una maggiore concentrazione in attacco e il punteggio parla chiaro, abbiamo battuto tantissimo e un attacco sugli scudi, hanno alzato il livello notevolmente oggi. Abbiamo chiesto questo e sono stati bravissimi i ragazzi a farlo. Una considerazione sull'attacco, oggi nessuno strikeout, tantissime valide, vuol dire che funziona questo approccio. E abbiamo chiesto di essere in un atteggiamento ai ragazzi di essere aggressivi nel box e lavorando sui lanci buoni e credere in quei lanci buoni. L'hanno fatto in questi giorni molto bene, crescendo in attacco notevolmente. E ci prepariamo a questa partita di domani, ci godiamo questa vittoria, tutto lo staff, tutti i ragazzi hanno giocato, diciamo, quasi una partita perfetta. Abbiamo un pochettino da registrare in difesa qualcosa, perché poi ecco, ci aspetteranno partite ancora più competitive già da domani. È un torneo stretto, ma siamo fiduciosi, sul gruppo, sul collettivo che è un gran gruppo. Al di là di un ultimo out sudato, è stata una partita dominata dall'inizio alla fine. Questo dimostra che comunque questa squadra sa combattere, sa competere e può giocarsela con tutti. Credo che sia stata una partita sempre in controllo e non siamo mai andati sotto col punteggio, anzi siamo stati sempre noi a dettare i ritmi della partita e questo dimostra che i ragazzi stanno sviluppando un grande carattere di gioco e ne siamo molto contenti di questa cosa qui, dello sviluppo che i ragazzi stanno facendo tecnicamente.